Buonasera e bentrovati allo speciale TG Noi Dido del venerdì sera in diretta dagli studi di Noi TV. Questa sera parliamo del sottopasso di via Ingrillini a Lucca. I lavori scattano da mercoledì 12 novembre con modifiche al traffico nella zona est di Lucca. Ne parliamo perché comunque è un fatto che inciderà sulla giornata quotidiana di migliaia di automobilisti. I nostri ospiti in studio sono Alessandro Di Vito del comitato Lucca Est, Sergio Ghiselli, questa è la dizione esatta. Sì, perfetto, buonasera. 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 Poi il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, buonasera sindaco. Buonasera. Abbiamo con noi anche la geometra Barbara Martinelli dell'ufficio progettazione strade del comune di Lucca, buonasera. Buonasera. Ovviamente, come ogni venerdì sera, c'è la possibilità di inviare domande o commenti tramite SMS al numero 348-655-9792, lo vedete anche in sovraimpressione. Allora, iniziamo la nostra discussione dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Voi avete ereditato questo progetto dalla precedente amministrazione, anche se in realtà sono tantissimi anni che se ne parla di realizzare un qualcosa che possa scavalcare o sottopassare questo famigerato passaggio a livello di via Ingrillini, che purtroppo è conosciutissimo da tutti i lucchesi. E voi avete alla fine presentato i lavori e si partirà tra pochi giorni. Il progetto del sottovia di via Ingrillini è un progetto molto vecchio, perché quel passaggio a livello, come tutti sanno, è particolarmente complesso a causa delle manovre dei treni nella stazione di Lucca. Ora, in passato si dette il via ai lavori, in realtà, perché, se non ricordo male, via Ingrillini restò chiusa per alcuni mesi, ma poi tutto saltò perché la ditta che era vincitrice dell'appalto, fu poi inquisita per ragioni che hanno attinenza con problematiche relative alla giustizia. Quindi quell'operazione di chiusura della strada, che durò, ripeto, alcuni mesi, fu un'operazione del tutto inefficace. Ma noi abbiamo ereditato un sottovia, un sottopassaggio, che aveva delle caratteristiche ben precise. Non so se si ha presente il sottopassaggio di Torre del Lago. Era un sottopassaggio che non andava dritto, come per esempio il sottopasso di Viale Castracani, ma faceva una curva, e la curvatura, che era stata dettata da esigenze di progettazione, non consentiva il passaggio di mezzi, non avrebbe consentito il passaggio di mezzi pesanti, di mezzi di qualche rilevanza. Addirittura era in forse anche il passaggio dei mezzi di soccorso, tipo camion dei pompieri, per esempio, o mezzi piuttosto consistenti, sempre naturalmente dei pompieri. Bene, noi un sottopassaggio di quel genere lo ritenevamo abbastanza inutile, per cui abbiamo insistito con Ferrovie perché il sottopasso diventasse a tutti gli effetti più vicino alle esigenze della città. E quindi ora, dopo molto discutere, siamo riusciti ad ottenere, siamo stati anche peraltro a discutere di questo non solo a Lucca ma anche a Firenze e da altre parti, abbiamo ottenuto finalmente un sottopasso che ha delle caratteristiche rilevanti. Gli unici mezzi che non potranno transitare dal sottopasso saranno i grandi autoarticolati, cioè i TIR in sostanza. Tutti gli altri mezzi potranno transitare. I TIR non transitano per ovvie ragioni, perché poi l'innesto con la via di Tiglio sarebbe per i TIR comunque impossibile. Ma tutti gli altri mezzi potranno passare. Anche perché voi contate, immagino, di farli transitare sugli assi viari quando verranno completati. Quando verranno eseguiti, soprattutto, quando verranno iniziati e poi completati, ovviamente. E sappiamo che la questione potrebbe essere imminente, ma sugli assi viari abbiamo tutti la necessaria cautela, perché c'è un percorso ancora da compiere. E fin tanto che il percorso non sarà compiuto, è bene mantenere un minimo di cautela. Io naturalmente spero che gli assi viari siano compiuti, siano fatti, e siano fatti anche tra breve, ma questa è una speranza tutta mia. C'è chi la pensa anche diversamente. Magari ne parliamo anche un pochino più avanti.
Adesso passiamo la parola alla geometra Barbara Martinelli dell'Ufficio Progettazione Strade del Comune di Lucca e prego la regia, se possibile, di mandare in onda le immagini relative al progetto del sottovia. Abbiamo una slide che ci rappresenta il progetto vero e proprio, poi una fotografia da Google Art e ancora un rendering che ci fa vedere addirittura, no, questa è la nuova viabilità, la vediamo più tardi, andiamo, ecco, la foto di cui vi parlavo prima, vedete in giallo quello che sarà il nuovo sottovia. Ecco, geometra, ci può parlare un po' di quali saranno le caratteristiche di questa struttura e di quanto tempo ci vorrà per realizzarla? Allora, andremo a realizzare, appunto, inizieremo da mercoledì prossimo tutte queste opere che porteranno alla realizzazione di questo sottopasso in via Ingrillini. E ovviamente all'inizio dovremo completare le opere di spostamento dei sottoservizi che ancora sono presenti sotto la sede ferroviaria, che sono di fognature. Fognatura e un piccolo trattino di acquedotto. Il gas l'abbiamo terminato da poco insieme a Gesam Energia, siamo riusciti a spostarlo già completamente nella propria sede. Quello è già a posto. Siamo a posto. Quindi adesso spostiamo fognatura da mercoledì, appunto. Poi realizzeremo le vie di accesso all'attività del bevilacqua e al fabbricato al condominio che è presente nei pressi della ferrovia, in maniera tale da disbrigarli e che loro possano tranquillamente accedere, appunto, alla loro attività e noi così non gli diamo noia durante i nostri lavori. E poi passeremo alla realizzazione vera e propria del sottovia. Il sottovia prevede uno scatolare in cemento armato che avrà una luce libera di 8,60 m x 4,20 m praticamente all'interno, verrà realizzato fuori opera e poi spinto sotto i binari della ferrovia. E più o meno la tecnica che si è seguita per Viale Castracani, sì, se non sbaglio. Grosso modo. E poi dopo completeremo le rampe di accesso da una parte e dall'altra, che sono di circa da una parte 60 e dall'altra 70 metri. Ovviamente prima di andare a realizzare questa opera dovremmo fare tutta la struttura in cemento armato che contiene appunto le rampe stesse del sottopasso e praticamente andremo a fare dei muri in cemento armato da tutte le parti, da una parte e dall'altra del sottovia, di circa 80 cm, un metro di larghezza e profondi fino a 18 metri. Ci saranno dei passaggi pedonali e passaggi per i ciclisti? Sì, all'interno del sottovia c'è un marciapiede di 1,60 m rialzato, quindi protetto, che consente di attraversare, di arrivare dalla zona di Mugnano alla zona verso Lucca e poi risalire in superficie e arrivare fino a Via di Tiglio. Il progetto è di RFI per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso ferroviario e noi come amministrazione comunale abbiamo fatto un appalto, diciamo, di completamento delle opere di ferrovia per realizzare marciapiedi dal sottopasso fino alla via di Tiglio, per mettere intanto in sicurezza il percorso pedonale fino appunto in via di Tiglio. Poi nel nuovo bilancio, se riusciamo a mettere anche la parte verso via Conzani, ci stiamo provando. Bene, questo è in sintesi quindi il progetto del nuovo sottopasso. Che avranno la durata di circa 18 mesi, ecco, complessivamente. Ecco, sì, diciamolo chiaramente questo, e la strada intanto viene chiusa mercoledì prossimo. Sì. E si andrà avanti per circa un anno e mezzo. Sì. Questa è la previsione, se tutto va bene. Se tutto va bene. E speriamo che sia così. La parola adesso ad Alessandro Di Vito, che rappresenta un po' la voce dei cittadini, visto che rappresenta il comitato Lucca Est. E come avete preso, che cosa pensate di questa, intanto di quest'opera? Ma quest'opera, il comitato si è costituito nel gennaio 2013, quindi c'era già in corso, come ha già detto il sindaco Tambellini, da diversi anni. Quindi l'opera era da realizzarsi perché la zona sud è tagliata dalla ferrovia. Ma la stessa zona Arancio-San Filippo, bene o male, ci sono tre passaggevelli, uno vicino all'altro,
due arterie importanti che sono la Pesciatina, la Via Romana e la Via di Tiglio, e poi c'è ora un ospedale, quindi qualcosa per migliorare questo accesso anche a quest'area era giusto che fosse fatta. Quindi il comitato di per sé non ha mai contrastato, non si è mai espresso in maniera negativa, si è espressa con preoccupazione per quanto riguarda la viabilità, perché non è solo il sottopasso che uno deve realizzare, ma deve vedere il sottopasso in un contesto di una viabilità diversa, di una viabilità che deve essere più alla portata dei quartieri, e soprattutto quartieri che in questo momento con la struttura del nuovo ospedale si trovano un pochettino più pressati, come abbiamo visto e abbiamo detto da ormai gennaio 2013 ad oggi. Quindi la preoccupazione del comitato non è tanto per la realizzazione del sottopasso, che sicuramente porterà beneficio per tanti aspetti, quanto per quello che succederà in questi 18 mesi. Questa è la nostra preoccupazione. Sì, sulla questione del sottopasso abbiamo sentito anche un'altra rappresentanza dei cittadini, il Comitato Associazione Residenti San Concordio, che era l'ex laboratorio di urbanistica partecipata. La coordinatrice Clara May non ha potuto intervenire questa sera da noi, però ci ha fatto alcune dichiarazioni e ha detto chiaramente, ovviamente, che il comitato è favorevole al sottopasso e anzi tutti tirano un sospiro di sollievo per la realizzazione di questa struttura. Però ci ha fatto notare anche una cosa, che nel progetto degli assi viari sarebbe previsto a soli 50 metri o giù di lì dal sottopasso un cavalcavia in zona Pulia, appunto inserito nell'asse est-ovest. A questo punto ha detto: forse adesso una delle due opere può essere considerata di troppo. Io questa domanda la giro al sindaco, questa osservazione la giro al sindaco, e vorrei sentire che cosa ne pensa. Ma anche l'ipotesi del cavalcavia di Pulia è un'ipotesi piuttosto vecchia, e comunque non è sicuramente in questa fase la questione più rilevante per la viabilità. La viabilità di cui si parla quando si accenna agli assi viari è altra cosa al momento, quindi non è nel tempo attuale il cavalcavia di Pulia. Uno non esclude l'altro, dice lei. Uno non esclude l'altro, però io credo che prima dobbiamo verificare quello che stiamo facendo, se funziona e come funziona. Intanto, e riprendo le parole del dottor Di Vito, dobbiamo lavorare per migliorare l'accesso all'ospedale, indubbiamente. Per esempio il viale Castracani è un viale che, nonostante il sottopasso, soffre di alcune importanti criticità. L'innesto con via Barbantini è un innesto complesso tutte le volte. Dalla rotonda di via Dante Alighieri fino a via Barbantini di solito c'è una situazione problematica. Questo significa anche che un sottopasso di per sé da solo non risolve il problema del traffico. Un sottopasso risolve se si risolve anche tutto il resto. Tant'è che ho firmato l'altro giorno in Regione un accordo per arrivare alla costruzione della rotatoria davanti via Elisa, che elimina tutti i semafori su quella zona, tutti, non credo che ne rimanga uno, quindi vengono ampiamente eliminati tutti i semafori, e consentirà di portare poi a senso unico, per esempio via Barbantini, e togliere quindi l'impedimento che oggi è anche in relazione proprio all'innesto, e un innesto che rende complesso lo scorrimento della circolazione nonostante il sottopasso. Quindi la situazione dell'ospedale viene, credo, migliorata anche da queste opere. Così come in fase di ultimazione la gara per l'ultima parte della bretella di collegamento tra l'ospedale e la via Romana. Come sapete ci si era fermati alla rotatoria davanti l'ingresso dell'ospedale, non l'ingresso del pronto soccorso, il secondo ingresso dell'ospedale, quello per i visitatori. Lì ci si era fermati, abbiamo portato avanti la gara per il completamento, siamo al termine, posso dire che siamo al termine. Sono in fase di ultimazione anche gli accertamenti di carattere archeologico, si tratta di accertamenti preventivi per non trovare poi successivamente intoppi che possano fermare i lavori, per cui una volta che la gara sarà ultimata anche quell'opera prenderà il via e avremo un altro elemento significativo di completamento. Quindi la strada dell'ospedale sarà dedicata soprattutto all'ospedale, pur essendo una via pubblica, e quindi le vie pubbliche servono di accesso e di transito per tutti,
ma il completamento della bretella sarà un ulteriore incremento della fluidificazione del traffico in quell'area. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra pochissimo perché affrontiamo qualche altro aspetto del progetto e poi parliamo anche del periodo di un anno e mezzo che ci aspetta per i lavori al sottopasso. A tra poco.